Vieni su qua, attenzione qua, che è un saltut. Ho un sai menas in un posto veramente speciale. Per capire la storia del Friul, che è facile, è veramente biel. Aveste sapere che un po' di anni fa, quando abbiamo tutte queste le colline qua, con gli scavos archeologici, è accettato una roba che con l'archeologia non c'entrava nulla, ma c'entrava invece con la geologia, con la storia geologica del Friul e con le paleontologie. Se a si voltais di queste bande qua, su queste esplanade, i chatais li tracci di un rinoceronte, chiavai e altri snemai, come ad esempio una gazzelle, che camminava in caparzore 4 milioni di anni fa. Allora, non è tanto in là, perché cioè sapete che la storia del Friul andà quasi 500 milioni di anni, ma 4 milioni di anni fa, che sono restati questi tracci. E quindi se 4 milioni di anni fa che Asparzore e Arignirino Cerons si contribuatri all'era esattamente come a Calecumò. Non pensi, no? Forse all'era un po' più cialdut, forse era veramente un'altra situazione ambientale. La fortuna che si è di inconservati è che quando sono passati su una glereute, non quindi non sulle grave grosse con i clapos, ma su una glereute pene pene molle. Loro sono passati e hanno lasciato di talpis sulle glereute e per fortuna subito dopo un pel di pantan che è arrivato con l'aghe alle sacco via giudis e sono restati sparnù dopo 4 milioni di anni. E sono ridotto una roba importante che è succeduta è proprio la formazione delle montagne, perché tanti rocci dal Friuli sono vecchi ma si sono formati in zone come l'equatore per esempio, ma se vedi che con la deriva dei continenti col movimento dei tiaris tanti di questi rocci sono stati sburtati verso il nord, verso da che si incumò. E sono là su in alto, fin quasi a 3.000 metri. In due casi, questi movimenti sono situazioni particolari che si sono formati e che sono ancimò attivi. Visti, sapete che la terra da che si incumò si muove. Da che si incumò si sta alzando. Le montagne del Friul si stanno ancimò alzando. E ogni tanto, a lei c'è che si dice in furlan l'orcolat, il terremoto, che si fa sentire. Donge di nuovo, di che bande là, ai Glemone. Glemone dal 1976, è stato il terremoto. Un terremoto veramente importante, l'ha segnato il Friul. E hanno svise che ogni chance la croste si muove, si spacca e ha muovuto tutta la terra. Ed è pericoloso vivere in Friul col terremoto? Ma no, non è tanto spaurissimo, perché come lo conosciamo, vanno bene il terremoto. Dopo che l'estate, abbiamo fatto tutti gli casi che sono fatti bene. E quindi, come si in un evore più sicuro, si dice che è successo qualche dal 1976, a noi ieri non c'è prepararsi, insomma, a una situazione del genere. Comunque, c'è che è veramente interessante, è che proprio capire la geologia, capire ciò che succede, a noi permette anche di sapere o di pensare ciò che succederà. Se fevelin da geologia recente, no? E visti pensare che qua sono state ad esempio tre glaciazioni, le ultime che è finite circa 10.000 anni fa, hanno saputo che per ore di noca, come era in centenari di metri di glace. Quindi noi, come da che si incumò sulle colline di Osof, avevamo in centenari di metri di glace, che si muoveva plan plan giù verso la base. Quando il glaciare si è ritirato, alla lasciato tutti di colline moreniche, e quindi Moruz, piuttosto che Faiagne, piuttosto che Tresesi, sono su colline veramente recenti, la Sadis, proprio dal glaciare. Quando si fevele di geologie, bisogna pensare sempre di fevela di miliardi o milioni di anni. È un salto al passato che non è facile di fare, ma che è importante per capire ciò che è succeduto e quindi ci proviamo di un po' ciò che succederà. È come un lavoro di detective. Tante volte tu hai poci robis e di chi poci robis tu hai di capire c'è che l'area del passato. Ma us dici che è veramente una roba biele, avvincente, e sono sempre robe nuove da scoprire. C'è molte fasi la fa il geologo? Vabbè, è facile. Perché che basta la torre, e ci riclaps, e minerai, e fossi. Senti, è un po' est cadoglie, tal tiliment, da che podincia ta duce calvendo al Friul, perché che il tiliment al ciappi le rocce da montagne e li sparte io. In un punto sol, accetta in duce caletta al montagne dal Friul. Vino di là insieme, c'è diseso. Dai, vieni con me.
Eri sulle colline di Usof e commossi in Bignusca, dal Tiliment, che è proprio Cadaur. Assinto un paese veramente meraviglioso, che ha assunto montagne, scattor, che sono fatti di calcare. Il calcare è una roccia veramente ripanduta in Friuli, è veramente tante. A Luciatin, a partire dal Monte Coglians, giù fino al Carso di Trieste. Quindi, anche i classi che vengono sotto di nuca, che rappresentano proprio il Friuli, sono per la maggior parte classi fatti di calcare. Il calcare è fatto di carbonato di calcio e ha una caratteristica importante. Questa caratteristica è che si dispe plan plan col passare dagli anni. E i laghi, la glace, che lo modella e che lo disfe. C'è roba di carbonato di calcio? Il carbonato di calcio è una sostanza chimica che è fatta appunto di carbonato di calcio, CaCO3. Al si è formato, veramente tanti anni fa, in una condizione particolare, di mar calm e chialto. In queste condizioni si erano le barriere scoralline che crescevano e i corai, piuttosto anche che i conchigli, sono fatti proprio di carbonato di calcio. In mai attirano in fur queste sostanze chimiche da laghe e a costruirsi le loro strutture, il corallo o la conchiglia. Ma non basta questo. La condizione era anche particolare, per cui il carbonato di calcio si depositava come una neve che discende sul fondo del mare a formare queste barriere e questi depositi che sono veramente importanti. Ma non si sono formati di nuovo, ma si sono formati un vore poi a sud. È stata la tettonica placca e il movimento dei continenti che hanno sopportato queste antiche barriere scoralline finché di nuovo, fino a partire ai 2.800 metri dal Coglians o ai 2.500 dal Canin. Il Canin, sapete, è a est, verso il confine con la Slovenia, da che è il parco delle Prealpi Giulie, andè una tal quantità di calcare, sono quasi 1.500 metri, che dentro questo calcare si è formata la grotta più lunga d'Italia, 80 km di cunicoi e di salis per 1.000 metri di dislivello. Ed è grazie proprio al calcare, se induce che il fenomeno carsico è circa 1.000 grotti che sono conosciuti. C'è diseso, provenga a cercare un club che ha sede proprio di calcare. Isa il chisto ca il calcare? Ah sì, perfetto, esattamente. Allora, c'è lì l'uben, vedete? Alle gris, con tune vene blanche dentro. Alle taronte, perché che l'aghe lo ha fatto partare, lo ha portato fin qua e lo ha lavorato completamente. Questo è proprio un bel esempio di calcare. C'è che potete fare come? I potresti inviodi se dentro, par caso, ma bisogna essere veramente fortunati, se dentro gli avvien un fossile che non disse al catri. O magari qualche altra informazione che può inchiatare. Per fortuna che è sempre in marciel con me e quindi i provi. Spacchio io. Allora, attenzione dei voi, sempre quando spaccate un clap, faccio che posso saltare una schegge, no? Godret. Eccolo qua, lo vi spaccato. Io dico dentro c'è calè. Ah, oh, beh. Tienimi il marciel, proprio così. Tanti vi dico che dentro è un po' più scuro che non fur. Dopo vi dico che io ho una vene blanche, che è di calcite. La calcite è veramente carbonato di calcio puro al 100%. Mentre il calcare, che lo vedo un po' grisuto, non è proprio puro al 100%, perché che dentro è sempre al catar, può avere un momento di limo, un pel di argille, un galc, che lo disinca l'urrente di questo colore qua. Ma la calcite blanca che vedete è veramente 100% carbonato di calcio. Assomma, c'è che si chiama la roccia che si conosce in Friuli come grigio carnico. È una roccia che si dopre anche per costruire, no? Tanti volte se lo vieni in chiesa non sa vieni. Magari il grigio carnico, e vieni, non sai, il pavimento. È una roccia veramente resistente. Una roccia che ha dure tal timp e una roccia che ha circa 450 milioni di anni. O soy gris e tu mi puoi distiata in tanti posti in Friul, dal Collians al Chiars. Ma la montagna che più mi rappresenta è la Montianine, la che si chiate per merit mio la grotta più lunga d'Italia. C'è clap soio! Brav, o so il calcar!
sa studimi qual calè il mio component principal e di du la calven? O soi fazzo redut di carbonat di calci, calè l'istes material da iscus de scapis. Prima di diventà un emont, o soi stati il fondon di un mar tropical. Il carbonat di calci pur si clame calcite e al fas cristai blancs tes venis dai crez. Ce l'hai c'è cacciatato. A sa me anche il di prima, ma alle differente. Ce l'hai, alle pui blanc, a si viut, no? Calcare le plendi busuti, san, ce l'è pui blanc, e non è così taront come quel di prima che l'arun calcare. E calcare alle riutis dentro anche. Se lo c'è lì ben, a si tratta di dolomie. Anche la dolomia è una roccia che veramente si chiate in tanti bandi in Friul, ma soredot da zone dal parco delle Dolomite friulane, al confine col Veneto e disin in tutti i valadis che a parte in Viar Spordenon. Ma si tratta di una roccia che veramente è importante, perché i Dolomiti sono fatti propri di dolomia. C'è che è veramente questa dolomia? È leggermente differente da chi che avevi vedute prima, perché è un carbonato doppio di calcio e magnesio. Da dove viene il magnesio? Il magnesio è una storia lunga, ma non si sa proprio bene. Al poliesi che il magnesio arriva dal momento della formazione, a son delle rocce di dolomie che si stanno formando in Africa, per esempio, ma al poliesi anche che il magnesio arriva di aghis profondis di quanche ancimò la roccia e noi siamo venuti fuori, ma ancimò sotto seppellite di altri sedimenti. Avete capito che anche i Dolomiti si sono formati come barriere coralline circa 200 milioni di anni fa. Ma perché si chiama Dolomie? Ah, brave, belle domande. Si chiama Dolomie perché un signor, un geologo di un po' di anni fa, un francese, si chiamava Dolomie. E è stato lui a capire come si sono formati i Dolomi, a capire che il cristallo da dolomite ha l'area leggermente differente dal cristallo dal calcite e quindi hanno deciso di dargli il suo nome. Quindi le Dolomiti, la Dolomie, avven dal nome di Dolomie. Io direi che provare a spaccare, no? Abbiamo capito che se spacchino il clap a capire veramente il suo colore e ciò che le fa dentro. Allora, come adesivi sempre, attenzione voi. Un buon Marcel di geologo vi dice che le fate, no? La ponte per viargi la roccia a Stras e di che bande capa spacca il clap. Proving, eh? Un, due, tre. Ah, dai che le lat. Finita viudi. Ecco. Ah, c'è chi tosca. Vedete che il brillo è dentro? C'è light. È come un brillantin dentro. Duce che il brillo come ho un piccio i cristalli di dolomite. Tanti volte dentro i casi c'è in acci fossi. Sono fossi che si conserva per soli solo una parte del fossile, perché tal processo di dolomitizzazione ha sono tanti robis che ha cambiato. Però la storia non si conta in stessa. Pensate tutta la strada che l'ha fatta. Onde ci ha passato un jackist, perché se vi udesse, sono come dei riutis dentro, no? Sono proprio piccoli stratereloos di alghi di 200 milioni di anni fa. I provini a spaccare c'è questo qua. Seso, 3, 2, 1. Wow! Dai che le svinciatadis! Io adesso li ris dentro, chiale! Cale scur, poi blanc, poi scur, poi blanc. C'è che vedi in fur, vedete, fur si viot pene. Vedete che le pene segnate, ma quando rompi il clap, dentro si vede bene, è vero. Anche queste si è formate 200 milioni di anni fa in un mar tropical. A Ghecialde, vince 2, vince 4 gradi, di là fa il bagno a colpa di Zeresio. Soi un evore compagne dal mio amico al car, ma soi più clare e più uciade. Tu mi chiati stes mons a ovest de region, in tun gran park. C'è clap soio? O soi la Dolomie. Sa studimi in ce che soi diviarse dal calcar, e parce mi clamio così. O soi fatte di carbonat di calci e di magnesi. Mi han clamate Dolomie
parvie dal nom di quel che mi ha scouvert, il geolic francese Deodat de Dolomieu. Tu mi puoi distiata fin a vonde tal par de Dolomitis Furlanis, al tramont mi colori di rose. Perché is arrost, Kisklap? Kisklap deve essere una roba un po' particolare. Ma provenga a tirarlo fuori, aspetta che vi odi ben. Wow, hai sbloccato un grues proprio, eh? Ah, Biel, chiale, anche desvenuti sdentri. Chialaitmo, provate a tocciarlo, provate a tocciarlo. Ha sentito che è come un po' ruvid, a si sent proprio. Perché che è flat, è fatto di savalon. È un club, fa tutti savalon. A si chiama arenaria. L'arenaria si è formata su situazioni particolari, vecchie spiagge o savalon partato dai flumps. Ma io ho conosci di Dublac Alvin, quel ca. Quel ca è una roba veramente speciale. Vino di provare a rompilo e dopo spieghi bene di Dublac Alvin. Attenzione, eh? Sempre attenzione a voi. Vidin, se rivin a sclapparlo, perché è veramente grande. 1, 2, 3. Ma il savalon non è rosso? Tu hai ragione. Il savalon che lo conosciamo è di quel colore qua. Ma in questo caso qui è un'arenaria particolare. Avviene da una formazione che si chiama Arenaria di Val Gardena. Associate la zona di Ravascleit o la zona di Sudri. È un'arenaria che non si è formata in tal mar, ma una volta al formava un deserto. Quindi è il Savalon che è stato al deserto un'ora di milioni di anni fa. In Friuli si infortunò perché in Tarocci avevano due ambienti e vi infevelato fin curmo di barriere coralline, di flumps e in questo casca dal deserto. Veramente particolare perché dentro ha degli ossi di ferro e par soliti il fiar al colore li rocci di rosso. Ti alight, quando hai chattato prima un, ecco ve lo capo. Un altro poi picciul, da che si viodi in propri duci picciui stras di chiste che si chiama proprio arenaria. E anche molte volte i viodi invece dentro che sti venis pui blancis che sono venis di calcite che si sono formati dopo. A si sono formati qua anche l'arenaria partade su durante la formazione da montagnis a si è rotte. Un po' come che si viodi anche da chi tocca andè un po' c'è dappertutto, c'è lei c'è biel che il cano. Questa è le proprie biele, saveso? Mi sa che lo parti in chiesa questo qua, c'è diseso. O soi ruspie e o soi di color rosmodon. Se tu mi chialis di donge, o hai ris finis. In Friul, tu mi puoi disviodi ben tra Sudri e Ravascleit. C'è clap soio. O soi l'arenarie rosse, clamade anche arenarie de Val Gardene. Sa studimi paceco soi rosse, e diceco soi fatte. Dutis di sarenaris a son fatis di savalon. Un'evore di voltis si son formadis in antics fondons di mar. Ma io, che o soi rosse, timpin daur o soi stade un desert, e il mio color al vende composizione dai miei grignei e dai ossiz di fier. I ven pene vi ho dut da arenarie. È il color rosso, hai dit, calare un po' che è legata alla presenza di fier. Ma il fier non è dome lì. Assicciate anche tai claps e in tanti montagni dal Friul. C'è molto fase se vi è cale fier. Beh, par solit, a si vede che è ruggine. C'è l'hai, per esempio, di chi classe ha quando è chattato prima. Vi ho detto, è come ruggine, per esempio, come che se fosse proprio il fier dentro. Ma è proprio così, cioè, proprio è il fier all'interno. Allora, se vuoi, Tris, il lei a provare a rompere la roccia da chi vi dice che è ruggine, e c'è l'hai dentro e par solit, a si chiate un nodul, un tocco di fier, alle lui che ha il colore di tutta la roccia. C'è l'hai, che sono stato veramente fortunato. Perché a si vede che dentro
Ale è come un tocca al brille. Si tratta di pirite. La pirita è un solfuro di ferro. Quindi è semplifier con un po' di solfar. Ma se lo vi ho detto, mi così, a samè aur. Lo vi ho detto. Al brille, al samè aur. Si chiama di fatti l'aur dai mas. Perché che qui che non sa chi ste robe, al dis, ai chattate l'aur, ah, come sono in plen di bes. Arriva in paese e dice, ciao lei c'è che hai chattato. Ma il valore, alè, praticamente nuè. Quindi, ogni volta che chattasse un club, e parzore, alè così, un po' crugin, a savesse che dentro, alè il fier. O soi un club particolare, sulla me superficie, tu puoi disviodi un tic di rusin, perché che ho ten dentro il fier. Se tu mi rompi, tu puoi distiata dentro picciu i nodui di fier, che son sta stiapaz par aur pur, par vie dal lor colore sflandor. C'è mus si clamia il mineral che tu chiatis di dentro di me. Il mineral che tu chiatis di dentro di me si clame pirite, clamata anche l'aur dai maz. In Friul, alle un puest, là che i minerai di fier, a son stas diavats fur fin dai tims de Rome antiche, i chianai de Fele e de Slize. Oi, c'è l'aice che hai chattat. Una roccia, una vore rara in Friul, a mancol, a chattale cata tal tilimente. È una roccia vulcanica. C'è l'aice robe, vedete che è scura, proprio così particolare. Dove la si chiattano queste rocce in Friul? Le rocce vulcaniche in Friul si chiattano in zone di Tarvis, in zone da Cava del Predil, dal Vallon di Rio Freit, o si chiattano, se no, anche a Lio Sul, parzore di Trepkarnik, a sul Monte Paularo. A son rocce che si chiattano proprio sulla montagna. E allora, e sono i vulcani in Friul? No! No, un momento. Le rocce sì, gli schiattini, ma i vulcani in Friul non sono. Queste rocce vulcaniche sono un'evore vecchie. A son stadis dei coladis di lave dal fondo del mar, ma i fevelin di 100 milioni di anni fa. Quindi, come i chiattini, le rocce vecchie, ma non si sono mai chattati i vulcani. Quindi, il Friul è veramente ben conosciuto per le rocce che si chiamano sedimentarie, quindi che si sono formati dai vecchi mari, che si sono formati dai vecchi lagos, ma non è conosciuta nessuna costruzione vulcanica da nostra regione. C'è come si fa a capire che è una roccia vulcanica? Beh, non è sempre facile. Dicono che la prima roba si vede che è scura, a poliessi grigi, scure, ma anche fino a nere. E dopo, dentro, sono come desbusuti, vi dico, come desbusuti che hanno dentro dei cristallus blancs. Ma sono cristallus di nefeline o di altri cristalli che normalmente non si chiattano di altri bandi. Dicono che di tutte le rocce che abbiamo visto fin qui, questa forse è un po' la più difficile di riconoscere. Sono rocce di solito che sono nevore duri, e quando si sclappano, all'essere come veramente una superficie, veramente un nevore resistente. I provini a spacca chi stessa vi svoi. C'è l'aita, la mettinca così, ai picciole. Ecco. La Virgin, vedete, dentro sono anche altri minerali che per solito non si chiatti. Quindi, una roccia scura e senza fossi, chiaramente, perché tra rocce vulcaniche i fossi non puoi dinsta. Va bene? O soi un evore scur, gris antracite o neri, e o soi c'è tanta resistente. Se tu rivi sa rompimi, tu può darasti a ta qualche picciul mineral, ma nessun fossil. C'è soio? O soi un cret vulcanic, mi clamin anche basalt. Sa studimi in c'è pues dal Friul che tu puoi distiatami, e par c'è che o soi prigin sul territorio, anche se in chiste region non son vulcans? Tu mi chiatis te zone di Tarvis, di Liusul e di Paular.
la lave vulcanica che mi ha fatto e gli è venuto de fur sul fondon marin centenars di milions di anni in daur, quanche mi chiatavi in un pues de tiere un'evore lontan di chi. La formazione de chiadene alpine mi ha portato in alto su questi smons. Ci hai chiesto? Ci hai su per piacere, grazie. Anche che l'altro per piacere, Gemma. Ottimo. Oh, questo calo ci ha pioggia, light. Ah, veramente è particolare. Vedi, vedi. Ehi, e questo anche? Questo, provaci a palo su. Ecco, questo che mi mancava proprio. Ce l'hai, ce l'hai. In Friuli abbiamo veramente tanti rocce differenti. Abbiamo già tadis, insomma, di particolare ce l'abbiamo favelato fin com'è. Però qua abbiamo già tante simone robe interessanti. Ce l'hai, allora, chiste qua, ma anche chiste, è la selce. La selce è che rocce dure che usavi gli uomini primitivi per fare i punti di frecce, per fare i curtis. Invece questo qua è un cimone della calcite, sono un cristallo di calcite, proviamo a viargilo. Proviamo a viargilo, dai, proviamo a mettere lo yuk e proviamo a viargilo. Forse se non va bene, accetti in gal di biel dentro. Però, è un nevore colorato e chi sta qua veramente è rocce di calcite che per solito anche a brille. Ma la sino purca. E questa invece, questa qui si chiama in italiano Dolomia cariata. E invece in furlan si chiama tof. È una roccia leggera, facile di lavorare. E in Chiarnia l'hanno prade veramente per fare tantissimi robis tasciasis. Quindi una roccia che i furlans ha conosciuto ben. Proviamo a rompila perché qualche volta dentro ha si viuto il jazz. Io dico se hai fortuna, hai veramente morbida, avresti spaccato in un colpo. Ai lade di fatti. Oh sì, sì, a si viotto. Vi ho detto che le plenti busutis dentro, a si chiama dolomia cariata, proprio per le busis. E queste robe blanche che hai dentro, a lei jazz. Il jazz, per solito, al tinimento, non si chiate, perché si disfe, è come il zucchero, a si disfe subito, quindi non arriva finché a si sciolge prima. Ma dentro la roccia che si è conservata. Mi pare che avevi in cima una che è un po' speciale. Sì, chi sta qua? Questa è la roccia più dura che viene in Friuli. È fatta di quarzo, conglomerato di quarzo. Avendo nome di una banda, di Passo Pramollo, quindi al confine con l'Austria. È una roccia veramente vecchia, è dal Carbonifero, ma c'è che non si interessa, è che siccome è che è tan dura, i furlans assan ben che queste rocce sono dure, la dopravi per farli i rovedis dai mulins. Quindi per masina adopravi in queste rocce qua, perché erano talmente dure che non si consumava mai. E quindi le mettevi in une sotte, une per ore, gire, gire, faceva la farina senza consumare la rovede. Conglomerato di quarzo, veramente durissime. Ma insomma, il tilimento veramente è una miniera di tutta, si può citare veramente di tutto. E anche avete sapere che lei è un evore importante. Avvengono di tutta l'Europa a studiarlo. C'è che avviene la fortuna di avere un flum che è praticamente l'arrestat naturale. Un pez da che si cambia continuamente. E si forma in ciò che si chiama in italiano canali intrecciati. Quando vi dice che questo flum dall'alto è veramente un spettacolo. Senti, sei veramente fortunato se avvi una regione come che c'è. Dai, io dico se ci tengo qualche altra roba biele di questi bandis.